Ritorna, nonostante l'emergenza Covid che ha costretto allo stop lo scorso anno, la 17ª edizione del Premio Letterario Città di Siderno. Avanti soprattutto per proseguire la meritoria opera del compianto fondatore del premio, il professor Aldo De Leo. Nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Marconi di Siderno ha avuto luogo la cerimonia conclusiva del premio, a cura del comitato organizzatore presieduto da Domenico Catalano. Siamo giunti alla 17ª edizione del Premio Letterario Città di Siderno, che ricordiamo l'anno scorso non si è svolto per motivi legati alla emergenza sanitaria dovuta a Covid-19. Quest'anno abbiamo voluto sfidare anche l'incertezza di questa emergenza e il comitato ha voluto appunto varare l'edizione numero 17 del premio letterario. Anche quest'anno abbiamo avuto la partecipazione di numerose case editrici, 192 partecipanti con 960 volumi. Diciamo che il premio cresce di anno in anno, tant'è che abbiamo pensato di custodire questi volumi andando a creare una biblioteca, una piccola biblioteca del premio letterario proprio nella nostra sede. Negli anni passati li abbiamo distribuiti prima alle carceri, poi alle scuole, e ora quest'anno il comitato ha deciso di costituire una biblioteca nella propria sede. Anche quest'anno la giuria non ha avuto esitazioni sulle scelte. Sono state scelte opere di primo livello, tant'è che opere di valore hanno avuto, diciamo, l'ex aequo, cioè un primo premio condiviso tra Giuseppe Armino e Paolo De Luca. L'altro primo premio, che riguarda la sezione narrativa, è andato a Giuseppe Aloe con l'opera Lettere alla moglie di Eggenbeck. Secondo premio per la narrativa, Ma l'inverno, è andata a Domenico Dara, mentre il terzo premio è andata a Milena August con l'opera Un tempo gentile. Siamo soddisfatti anche per questa edizione e ormai ci diamo l'appuntamento alla prossima edizione. Speriamo di continuare sempre nell'interesse della cultura e di questa comunità. Apprezzate le esibizioni del tenore Amerigo Marino e del talento cittadino Martino Recupero, una serata trascorsa piacevolmente tra saggistica e narrativa, con la premiazione dei vincitori.